arrivo a Bergamo di un importante dipinto dal Prado di Madrid. È un'occasione del tutto speciale per il pubblico bergamasco, ma anche per l'Accademia Carrara. Il colloqui con Miguel Falomir, direttore del Prado, iniziavano nel 2019. Eravamo prossimi a questa esposizione e di un'opera di Velázquez e poi è successo quello che ci ha coinvolto duramente, quindi il progetto è stato sospeso. Interessante però nelle relazioni internazionali del museo e nella familiarità con alcuni grandi musei europei che questo progetto si sia potuto confermare appena è stato possibile. È un'opera del maggior pittore spagnolo del 600, Diego Velázquez, è un artista sivigliano che arriva alla corte madrilena, ha accesso chiedendo un ritratto a Filippo IV, re di Spagna, e di lì inizia una luminosissima carriera tutta svolta nell'ambito della corte e dell'entourage di Filippo IV. L'opera che viene presentata è un monumentale ritratto a figura intera. Si tratta della seconda giovanissima moglie del re di Spagna, già promessa sposa a Baltasar Carlos, figlio di Filippo IV, che scompare in giovane età, e dunque il padre è rimasto vedovo, sposa Marianna d'Austria. È una figlia d'Asburgo, rientra quindi un matrimonio nelle politiche matrimoniali, ma anche nelle strategie politiche della Spagna del 600, e questo quindi ritratto assume una importanza speciale. Marianna è ritratta figura intera in un costume, abito ornatissimo e di grande momento. Abbiamo fatto tra l'altro in questa occasione studiare, oltre che il dipinto naturalmente, nell'ambito della carriera di Velázquez, anche da alcuni specialisti di storia del costume, questo straordinario abito in tutti i suoi corredi, sia quelli appunto dell'abito stesso, ma anche della gioielleria, dell'acconciatura mirabile che orna questa giovane, giovanissima regina. Abbiamo anche, come spesso facciamo, colto l'occasione per valorizzare anche un dipinto della nostra collezione, perché l'Accademia Carrara, se non numerosissimi, ma ha importanti esempi di pittura straniera. E quindi abbiamo estratto dai nostri depositi, in alcune fasi della vita della Carrara è stato anche esposto, un ritratto di un bambino attribuito a Velázquez. Guillaume Kienz, che è il massimo studioso di Velázquez, che ha per noi scritto un bel saggio nel catalogo di questa esposizione, ha studiato anche questo nostro ritratto di bambino e ha stabilito che, nonostante alcuni nel passato l'avessero attribuito allo stesso Velázquez, ha suggerito che si tratti di Alonso Cano, che è un altro pittore spagnolo, amico di Velázquez, che lavorava per la corte madrilena. Questa immagine esposta in un contesto che è appositamente studiato dallo studio De Otto, guidato da Mauro Piantelli, ha pensato anche ad un allestimento dedicato, ponendo come, non svelando immediatamente al visitatore che entra nella sala questa immagine, questa grande immagine, preziosa immagine, ma facendolo scoprire, creando un corridoio con una carta plissettata nera che richiama anche
l'aspetto del sontuoso dell'abito, del costume, ma anche un invito appunto al visitatore a un'ambientazione appunto dedicata. Fino al 28 di agosto il dipinto sarà esposto, poi ritornerà in Spagna e chi si recherà a Madrid al Prado lo trova nella rotonda, che è forse il luogo in cui ci sono le opere più preziose del museo. E noi ci accingiamo invece tutti insieme, ci prepariamo al rush finale per prepararci, essere pronti sin da gennaio alle grandi celebrazioni della capitale italiana della cultura, che vedrà un 23 ricchissimo di eventi e con un allestimento nuovo della collezione permanente.